Numerosi progetti sono in via di realizzazione. Nuove pellicole per celebrare i fulgidi momenti della nostra storia. Fervida si esprime la fantasia dei nostri cineasti chiamati a fare del cinema un grande amico del popolo italiano, uno strumento di radiazione dell'Italia fascista. Ogni mattina centinaia di aspiranti attori e di comparse si accalcano all'ingresso di Cinecittà, chiedendo la loro fetta di speranza a quella magica cucina di sogni che sta diventando la romana città del cinema. Con lui e con Picasso. Il pittore? No, Lamberto Picasso.
attore di teatro, quello con la faccia dura. Ah, Eric von Stroheim. Infatti gli somiglia, ma in versione italiana. Non per niente lo chiamano Eric von Stroheim. Guarda, qui alle comparse ti diverti un mondo. Scusate tanto, prego. Avete visto per caso un tipo bassetto, rotondetto? Con la faccia da vecchio che stava qui insieme a voi 2 minuti fa. Lo conoscete? Lo conosco. Ma Mario. Come no, Pietro Di Tillo. Aspetta a parlare con il mio creditore. Ci siamo perduti, è mezz'ora che lo cerco. Io sono mesi che lo cerco. Facciamo una cosa, chi lo vede per prima fa un fischio. Eccolo là, Pietro Di Tillo. Però ho sentito anch'io chiamare Mario. Attenzione, comparse romane e recarsi al foro. Oddio, tocca a me, vado al foro, devo andare al foro, non ci vado. Ci vediamo. Ave Cesare, vado al foro, dopo ci vediamo. Se... Ave foro, vado al Cesare. Attenzione, l'attore con il vestito grigio spinato e fregato e recarsi al piano 7. Mica faccio l'attore io. Attenzione, la comparsa con il vestito grigio spinato e fregato e recarsi al piano 7. Ma non sono comparsa. E allora per provvedito Mario! E basta con sto Mario! Ma poi quando mai ci siamo conosciuti noi due?
questo tempo. Ah, un po' l'anno più sopra la testa. Ma non tu veramente stavi sotto la testa. Ah. Ogni volta che penso a te, ricordo quando li presentai quelle due splendide fanciulle, una bruna e l'altra. Mi ricordi alla sera del debutto andammo al cinema tutti e quattro, ricordi? E mi ricordo il giorno dopo andammo al cinema al tutti cinema. E quattro. Ma tu? Pagai tutto io. Meglio di dire una bella sommetta, ricordi? E poi decidemmo di fare la romana. Dieci io, dieci tu, ricordi? Come se fosse adesso, ricordi? Le due non me le ha mai date. No, questo non me lo ricordo bene. Questo te lo voglio ricordare. Tu sai che so che è meglio correre, lo sai che non mi arrabbio mai. Io vado a guardare 3 minuti, quando torno, se non mi dà le 10 lire, ti spacco la testa. Ma guarda, se devo trovare un creditore pure qui a Cinecittà. E dove trovo le 10 lire? Permettetemi, vedo che lei è in cinema. Posso farle sentire la mia voce? Ma sì che tu fingevi di cantare davanti al sipario mentre io da dietro ti davo la voce. Un bel giorno sei sparito e io sono rimasto senza voce. Ti ricordi come cantavo bene? E adesso vento con Cinecittà. Bravo, mi fa piacere. Senti, tu sei sparito senza rispettare il contratto, quindi mi devi dei soldi. Fino ad ora, dammi 10 lire e non se ne parla più. Certo che ti devo dei soldi, ma non ti preoccupare. No, guarda, adesso ti do subito... Grazie. Un buon consiglio, ci vediamo fra una settimana e ti do le 10 lire. Un buon settimana, Dinodoni. 3, 4, 5, 3, 2, e ne è uno. Vado all'angolo, 2 minuti e torno. Se non trovo le 10 lire, io ti spacco due teste. Ma guarda, ci mancava soltanto che finissi in bocca a quello lì. Non lo vedo da un secolo, dovevo venirlo a incontrare proprio qui. Ah, qui anche tu. Sono venuto a dare una sbirciatina per vedere se posso fare qualcosa. Se ti fa, forse te ne sei dimenticato. Ma ti ricordi che la scorsa settimana abbiamo giocato al biliardo? Che ti dici 30 lire? E con 20 me le date quella sera stessa. Adesso mi occorrono le altre 10. Non ce l'ho. Ti do tempo 5 minuti. Se torno non ti trovo qui con le 10 lire... Ti spacchi la testa. Una cosa di... Oh, meno male. Ti spezzo in due. Ah, bravo. Ecco qua, preciso e puntuale, bravo. I soldi non li ho trovati, ti faccio una cambiata. Non farò più ricorso, se ti piace le città non lavorerà, perché se io voglio, tu qui non... Non andi a esagerare, io adesso le trovo, dici che se ne sbatto. Ti aspetto più alto. Bell'amico. Ma dove mi hai ricacciato? C'è stato sempre un economico, fammi piacere, prestami 10 lire. Guarda che non ho una lira. Guarda nel ginocchio. E non fa mai il solletico. Vediamo un pochettino. Ecco qua, ho soltanto 5 lire. Grazie, fra 2 minuti te la restituisco. Ma guarda che sono le 11. Stai tranquillo. Dobbiamo mangiare. 2 minuti. Vieni qua. Bella amico che sei. Quanto avanti? 10. Ecco, questi sono 5, fra 2 minuti te la restituisco. Eccoli qua, ti quando avanti? 10 lire. Questi sono 5, fra 2 minuti importo l'altro 5. No, quanto avanti da me? 10 lire. Ecco, questi sono 5, fra 2 minuti ti porto le altre 5. Vieni qua, quanto avanzavi da me? 10. Quanto te ne ho? 5. Ecco, le altre 5 a meno di guardare più in faccia. Ecco qua, quanto avanzavi da me? 10 lire. Te ne ho date? 5. Ecco, le altre 5 a meno di guardare più in faccia. No, quanto avanzavi da me? 10. Quante te ne ho date? 5. Queste sono le altre 5, a meno di guardare più in faccia. Mario, quanto avanzi da me? 5 lire. Ecco le 5 lire, a meno di guardare più in faccia. Fame e basta.
qui. Tu sei stato sempre secondo, fin dai tempi del reduce, non dimenticare. Buono! Il reduce! Buono sì, il reduce. E tu nel reduce non facevi neanche la spalla, eri sotto spalla. Anzi, eri ascella. Io solo in scena facevo il reduce. Era finita la grande guerra. Io mutilato, senza braccia, senza gambe, moncone umano. Cieco da vedo gli occhi perché mi era scoppiata una granata in mano. Oh, una scena di strazio. Sì, sì, proprio lo strazio. Io facevo lo strazio e tu che facevi? Io facevo quello che mi difendeva. Tu dicevi solo una battuta. Oh, un reduce, dicevi tu. Oh, un reduce, sì. L'hai sempre sbagliata. Dici? Sì, vuoi provare? Proviamo. Te la ricordi? Sì. Oh, un reduce. Un reduce. Sì. Un modo di recitare, che è un reduce, sì, dove vai a finire? La voce deve essere bassa, cavernosa, di petto. Senti, senti. Oh, un reduce, sì. È una voce bella, bassa, non puoi. Un reduce. Precisa, eh? Precisa, hai fatto centro. E io sono dove stavo di scena, che mi senza braccia, senza capa. La gente moriva da ridere. Per forza, perché con te il dramma non montava. Però grazie al reduce ci siamo scoperti attori comici. E quando ci siamo scoperti attori comici non ridevo più del... Lo dici tu. Ma io voi due li ho già visti. Ma sì, dove? Fatemi pensare. Forse in scena. Al varietà. Varietà. Perché voi fate il varietà? Beh, lo abbiamo fatto con reciproca soddisfazione. Nostra? E del pubblico. Che bello il varietà. Conosce Cicillo? Io non l'ho mai visto, tu lo conosci? No, è alto e basso. Ma no, quel numero che fa, permette. Prego. Di nuovo mi chiamo Don Ciccio e mi firmo Don Ciccio sul Ciccio. E ovunque mi bacio mi piccio, ove vado mi faccio un pasticcio. E così per un puro capriccio Don Ciccio Pasticcio mi sento chiamare. Ho sempre il tiroccio, somiglio a un bamboccio, dal muro del cuccio mi faccio tirare. D'estate con la caccia, di inverno in barcaccia, di nulla mi cruccio mi faccio tirare. Vieni a me, mio bebè, sento dire chi sta per me. Son bello, sono ricco, le donne le scaccio, ma dopo aver venito tu uno straccio, ridere così, eh? E tu? Dì. Quando mai? Come faccio a far ridere? Sei in scena, c'è uno come te. È sempre sbagliato a portarti appresso. Questo è l'errore della mia vita. Questo è tutto un errore, dalla testa ai piedi. Può fare l'attore, la sta, ma quando non è capace, non ha la cassa armonica adatta, che se un attore per essere... lei sa fare la spalla. Sì. Questi sono d'accordo però, Banda che scende dal cielo, andiamo anche noi al teatro numero 6. A noi non ci vogliono al teatro 6. Dinghe, 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 dinghe. Deve essere un ambientino questa Cinecittà. Perché? Tutta la feccia dello spettacolo italiano si dà convegno qui. Perché noi siamo feccia? No, tu sei la mia feccia nel fianco. Dinghe 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 dinghe, questa è la canzone che ti fa. Dinghe 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 dinghe, questa è la canzone. Ma che fai, il giro di Cinecittà? No, non si doveva venire. Potevamo andare in Africa orientale. Volevi conquistare un altro impero, sì. Io volevo recitare davanti agli ascari. Li mangiavano vivo. Alla truppa. La Borgoni ha portato Pirandella alla truppa. Sì, sai che ci ha fatto Pirandella alla truppa? Ma ricominciamo come prima. Meglio di prima. Se ti pare. Così è. Ma non è una cosa seria. Ma noi ci diamo a soggetto, magari con 6 personaggi. Lì o là. Lì o là. Basta trovarsi. Alla stalla. Ma insomma, vogliamo muoverci con forze. Ma se... Scandalata Blasetti, sta aspettando i vostri comodi. Scusi, mi sa dire dove si trova il teatro numero 6? Piede Moschese del Fiera Mosca. Sì, si chiama Fiera Moschese. E allora, venitemi dietro. Ma
Ma dove li avete pescati?
ma abbiamo molta esperienza. Sto cercando dei giovani ginnici, atletici. Avevo detto di cercarli alla Farnesina. Questi, da dove vengono? Da Battipaglia. Con tipi del genere potremmo girare al massimo la disfida di Burletta. Carina, Burletta, Burletta. Ha fatto lo spiritoso, ha fatto. Ridi, ridi, non far capire. Ridi, quando parla Blase, ridi. Ridi, misero. Voglio dei forti, dei vincitori. Ma dovremmo fare quelli che perdono. Ma a noi non interessa vincere. Noi siamo abituati a perdere. Abbiamo molta esperienza. Affari francesi? Ma che avete la faccia dei francesi voi? Con un paio di baffetti però potete... Voi avete la faccia dei morti di fame. E noi questo siamo. Abbiamo molta esperienza. Tu sarai morto di fame. Noi abbiamo calcato i palcoscenici di tutta Italia. Dovevamo andare in Africa. E a portare Pirandello. Noi un mese fa siamo stati a Fondini a fare uno spettacolo. Sì, davanti alle massaie rurali. Ci hanno riempito di ortaggi. Proprio. Oh, come omaggio, si capisce? Noi siamo comici veri. Ma il mio non è un film comico. Rappresenta un momento troppo eroico per dei comici come voi. Tutta la nostra vita è stata eroica. Ci provi, signor Blasetti, non ci mandi via così. Tu, Cinecittà dà pane e lavoro a tutti, anche il duce va verso il popolo. E lei dove va, signor Blasetti? Io vado verso il pubblico. Noi non abbiamo fatto altro tutta la nostra vita. Ci provi, signor Blasetti. Valore italico contro il nemico d'Altralpe, camerata Blasetti. Cari, temi! No, eccellenza, loro vorrebbero, ma non lo voglio io. Un semplice incidente di percorso, eccellenza. Sono dei comici, hanno sbagliato porta, si stavano giusto congedando. Lorina, mia cara! Alessandro Divino! Amore! Muacata e muacata! Niente per me nel tuo Firamosca, cattivaccio! Il mio film è una storia di maschi eroici. Non di femmine avvenenti. E tu perché non fai un film di femmine avvenenti, stupidone? Lo farò per te. Bugiardone, scommetto che se lo fai mi lascerai fuori. Perderesti la scommessa. Comici, avete detto? Attori di teatro, eccellenza. Noi abbiamo una passione romana per il teatro. Che teatro fate? Il comunale di Battipaglia. Voglio dire, che tipo di teatro? La prosa? Eccellenza, la prosa. E facciamo la massa spettacolo, la rivista, il varietà. Ancora costoso. Ma provali, che ti costa, prova. Va bene, signorina, dia loro due battute. No, non me ne libero più. Grazie signorina, due battute. Ci siamo riusciti. Aspetti, qua c'è anche la presenza di una donna. Ecco, quindi comincia a... Scusa, eccellenza. Lorena Leda. Lorena Leda. Lorena Leda e Basamana, Bas. Grazie, signora. Chiedo scusa, ma qui c'è la presenza di una donna, se lei cortesemente... Ma parla? Sì, dice solo una battuta, mi piace. Dice grazie. Ma queste cose mi divertono moltissimo. Oh, bene, siamo felici. Ma non la fa lei la parte, mettili qua. Suggerisce, non far capire che suggerisce. Fai una cosa. Quando tocca a me, quando tocca a me tu tocchi. Se non tocca a me, tu... Non quando tocca a te io ti tocco, se non ti tocca non ti tocco. E allora? Ecco. Madonna! Oh, ma che t'hanno fatto? Mamma mia, bella! Ma che succede? Hai detto Madonna, gli hai capisci? Che la battuta che ti sto suggerendo. Mi fai spaventare. Scusa un attimo. Sì. Madonna! Affronterò ogni periglio. Ogni periglio. Mi scaglierò sotto i ferri dei mezzoccoli, dei cavalli frementi. Dei cavalli frementi. Scenderò dagli spalti più alti del castello. Più alti del castello. Morirò per voi. Morirò chi? Tu! Dice tu e lei.
Peter, queste sono cose che si dicono, ma non si fanno. Madonna! Madonna, questa è un'altra Madonna, non è questo. Mi scaglierò sotto i ferri degli zoccoli dei cavalli frementi. Mi getterò dagli spalti su altri del castello. Morirò per voi. Morirò per voi. Grazie, grazie. Queste sono cose che si dicono, ma non si fanno. Siete meravigliosi. L'Italia deve molto alla rivista e la rivista molto all'Italia. Imitate la grande banda. La Osiris, e noi siamo stati con la banda Osiris. Osiris, Osiri, italianizziamo la lingua. È il meritato servizio che dobbiamo rendere allo straniero anglo-franco-plutocratico che 3 anni or sono osò decretare contro l'Italia le inique sanzioni. Musica divina e senso di poesia in questa patria mia. Artisti che hanno dato al mondo intero la luce della vita e del pensiero. Da Roma in poi è sempre qua lo specchio della civiltà. Sanzionami questo, amico, la pace. Lo so che ti piace, ma non te lo do. Sanzionami questo, amico, la pace. Lo so che ti piace. Sua eccellenza Starace saggiamente ha deciso che si dica basta St. Ulrich al Braille. D'ora in poi St. Ulrich si chiamerà Ortisei e il Braille Cervinia. E Prato San Desiderio. Basta con sandwich, cotillon, cashmere. D'ora in poi i sandwich si chiameranno tramezzini. I cotillon italianamente cotiglioni. Bravo! E il Kashmir? Casimiro. E l'Osiris? Così, lì, per batti. Questa nostra patriottica subretta, giunta alla 180esima replica di E se ti dice va, tranquillo vai. Chi? Com'è? E se ti dice va, chi ti dice va? Lui! Lui chi? Ma voi dove vivete? Siamo nel 1937, giovanotti. Anno sedicesimo dell'era fascista. Beh, e adesso? Come? Lei ha detto, era fascista. E adesso? Ma come adesso? Io ho detto... l'ha detto. L'ho sentito anch'io. Era sedicesima. Adesso sarà diciassettesima se era sedicesima. Quello non lo sa nemmeno lui. No. Era sedicesimo. Si è ricordato, sì. L'ha detto lei. Lei? Cos'è questo? Lei? Datemi voi. Noi? A chi? A me. A voi. A noi. Leo, ma io trovo che sono una vera cannonata, così genuini, così dopo lavoristici, mi fanno ridere un pazzo. È il nostro mestiere far ridere, signora. Peccato che quello di Alessandro sia un film eroico per uomini soli. Quelli che fanno crescere la barba fino a sotto alle scarpe. E non c'è posto né per le vere attrici né per i veri comici. Ma che brava! Evviva la brava! Grazie pubblico! Grazie pubblico, poi farò il bis, grazie. Scusami, ti volevo chiedere una cosa. Ho lavorato con la Fed, con la Cines, con la Titanus. Con te ho fatto 3 film. Filmi! Se no mi sono offerto, ed ora che il partito ha messo su questo popò di carrozzone, mi preferite le altre? È scandaloso! Da quando abbiamo Cinecittà, Lorena non lavora più. Cinecittà, con questo seno qua, sono un omaggio, rata che ci mozza fa. Ma qui non mi voglio più, dentro questa tribù. Ora anche Blasetti mi dà un calcio. Cinecittà, chi me la faccia fa a stare qui a girare 4 film antichi?
meglio dimenticare che mi hanno fatto fare un bel mazzo così. Eccellenza, non è che preferiamo le altre. Io non sono come certe mie colleghe di primo pelo che accettano tutto, tutto accettano. Io certi copioni, ho saputo rifiutarli. Ma non è questo. Ma stai zitto, non è questo. Non è questo. Le varie Marie e Dennis. A proposito, Leo, perché il partito non toglie la S alla Dennis? Beh, non ci avranno pensato. D'altronde anche la Doris Durante ha la S e nessuno dice niente. Grazie al grazie, che nessuno dice niente. Sappiamo pure perché, so bene, sì. Che mala lingua, Lorena! Mala lingua, sì, mala lingua. E le varie Assi e Norris? A proposito, Leo, e la S della Norris? Eccellenza, qua bisogna restituire la S all'Osiris e non epurare l'idiota, sennò finisce che il bis diventa B, il tris, tri, gratis, gratis, sarebbe un bel busillis, un busilli senza la S, e col massi il ras e il gas, ora pronobbi. Scusate, non ho capito bene, vi dispiace ripetere? Piacente, ma non concedo B. Scusami, Blasetti, in questo tuo film eroico per uomini soli, che cosa ci fa questa Clara Calamaro? Sai, mi sembrava giusta come amante di Della Motta, di Valenti. Doveva essere una fantalona, una tentatrice. Perché io non sento più. No, per favore, me lo devi dire in faccia! Non sento più, l'avete sentito? Ditemelo, tento o non tento? Se tento, tento, se non tento, non tento. Tento, non tento, 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 non tento. Tento! Che lo sa? Non sento più! Non sono più una vampa! 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 Sotto la vampa, l'idiota campa! Sopra la vampa, l'idioma greba! Non tento più! Io nel 33... nel 1933 a Genova ho fermato il traffico portuale. Entrò in un negoziato del centro per misurarmi la sottovestina e stavo così di spalle e non me ne ero accorta che fuori si erano radunati 3-4 mila marinai che mi avevano riconosciuta. Da sedere. Da profilo, perché stavo così. Dovettero tirare giù le saracinesche. Che peccato. E chiamare le guardie. Per restare il sedere. Per far scomprare la strada. Questo è accaduto a me, a Lorena Veda, nel 33. Lo stesso dramma di prima. Non era il dramma, era il 1933. A Genova. A Genova. Nel 1933, appunto. Appunto, quando la Calamaro non era ancora nata. Appunto. Non era ancora nata cinematograficamente. Appunto, dice pure appunto lui. Appunto. Tu non dici niente, vero? Resti lì fermo in quell'anno senza dire una parola. Siamo venuti a porta a Cinecittà e non puoi sentire la tua voce? Ispettore del Minnicurpoppo! Pullo e Poppo l'ho capito, ma Minni che vuoi dire? Minchione! Ministero della Cultura Popolare! Amico mio! Signora, lasciate che mi chiami così, siete un amico! Mi avvilisco! Perché a un certo punto essere prima innalzata, su! Sì, e poi... Per favore, fate un po' più in diretta, dobbiamo passare. Non c'entriamo qua. Ma per carità, un'attrice come me... Lo so. Dopo tutto quello che ho dato al cinema dell'Italia fascista... Sì, c'è rimasto proprio niente più. Ma non solamente io, sa? No, anche la mamma. Ah, chi ha dato quella mamma mia al cinema dell'Italia fascista? La mamma ha dato tutto, mamma, tutti i giorni. Da, tutti i giorni. Tutti i giorni. Guarda, alla fine dell'anno, come stavo combinato, mamma. Benissimo, meglio di prima. Prenditi perché dava tutto, cosa? Tutto. La verità, poi, anche papà ha dato qualche cosa. Papà? Ha dato qualcosa. Papà nel 33. Ma era affollato sto tram. Non era il tram, era il 1933. Chiedo scusa, non ho capito. Non era il tram, era il 1933. Ascolta, Lorena. Non sei più una bambina, hai una certa età. Ma sentite, lasso disgraziato, sentite. Dico, ecco, voglio dire che dovresti avere giudizio. Ecco, fattene una ragione. Mi tira fuori l'età adesso?
patria mia, artisti che hanno dato il mondo in far, la luce della vita e del pensier da Roma in poi è sempre qua lo specchio della civiltà. Sanzionami questo, amico la pace, lo so che ti piace, ma non te lo do, e sanzionami questo, amico la pace, lo so che ti piace, ma non te lo do. Copro nessun Tito Schifa, io! Dinghe, 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 tanghe, questa è la canzone che ci manca! Dinghe, 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 tanghe, questa è la canzone che non sta! L'ho scritta proprio per te! Del cinema. Rimanici tu alla Mecca, in attesa di Maometto. Ma dove vai? Dove vuoi andare? Quello vuoi sapere? Stava a spettacolo, è fame. Perché il cinema cos'è? Noi possiamo fare solo stava a spettacolo. E siccome ci troviamo a Roma, proviamo con Roma. Come se fosse la prima volta. Niente. Roma, Roma ci ha sempre allontanati, niente, non siamo riusciti mai, mai una volta a mettere piede in un teatro di Roma. Volevo il Volturno, l'Alhambra, gli Ovinelli, niente, sempre respinto. Riproviamoci. No, no, non c'è posto per noi, noi siamo astoni veri, non siamo fatti per questa città fasulla, moriosa. È lo specchio di questa città, è il simbolo. No, Cinecittà è magica, è tutta finta, ma non lo nascondere. Cinecittà è bella come la principessa. E anche lui, guarda com'è bella, una principessa anche lei, indifferente e superiore, con tutta la sua storia sepolta e la sua storia di là da venire. Come credi sarà Roma fra 10-20 anni? Sarà sempre così, sempre uguale. E ancora con il Papa, ancora con il Re, sempre con il Duce. Non so se ci sarà ancora il Duce, ma ci sarà sempre Roma e sarà eternamente così. Bella e finta come la tua Cinecittà. Canta ed allegria.
te la prendere. A noi hanno detto di no Blasette, Camerini, Gallone, Campogalliano. John Ford, René Clair, ma chi ci ha detto di no? Mi ero presentata per una commedia musicale da fare in pellicola. E il regista Matarazzo mi ha detto di no. Ho capito, volevi fare carriera con Matarazzo. Ma la senti, se ragazzi d'oggi puzzano ancora di latte e già vogliono fare le attrici. La maturità si fa la perché della luce. Io sono sfortunata! Sono sfortunata! Perché io il sacro fuoco del cinema! Me lo sento! Pietro, se lo sento, beata lei, il sacro fuoco lo devi portare al popolare di casa tua a lavare i piatti e non piangere, che non serve. Guarda noi. Che piangiamo cosa? Perché dovremmo piangere? Noi siamo attori affermati. Sì. Voi siete attori? Sì, attori veri. E dove lavorate? Che state facendo? Per adesso niente. Niente. Stiamo vagliando delle proposte. Le proposte per degli attori comici quali pensiate. Ah, voi siete comici? Sì, in attesa di sfondare nel comico. Da 50 anni. Da tuo nonno. Chiedo scusa, ma quelle ci fanno fra 8 giorni sfonderemo. Ma attori comici di quelli veri che fanno ridere. No, quelli che fanno piangere. Ma non abbiamo fatto altro tutta la nostra vita che far ridere e non pensare più a Cinecittà. Asciuga quella lacrima. A proposito, la lacrima, non la piangere gli zii. Per il suo bene, c'è lei. Per il mio bene, c'è lei.
morte di D'Annunzio. Oh. Che peccato! D'Annunzio, la fiamma è bella, la fiamma è bella. Ah, il padre della figlia di Orio. Avete sentito, eccellenza? È morto D'Annunzio. Sì, il nostro vate, brutto presagio. Un giorno una chiromante lesse la mano insieme a lui al duce e Sibillina disse che uno dei due sarebbe morto 7 anni giusti dopo l'altro. Se quella megera avesse ragione avremmo ancora per soli 7 anni il nostro duce. Genio per genio poteva morire l'altro. Chi? Il duce? Ma no, intendo il filosofo Bastian Contrario di Pescasseroli. Conoscete la battuta che circola su Croce, eccellenza? No. Croce è perfetto come un orologio svizzero. Non ritarda e non avanza. Buona, di chi è? Di Leo Longanesi. Ah, quella linguaccia! Longanesi coniò il motto «Il duce ha sempre ragione», volendo fare dello spirito. Ma il popolo italiano gli ha risposto prendendo sul serio la frase. Begli sta! Al popolo italiano? Al Longanesi, imbecille! Andiamo, camerati! Se non hai un tetto, hai due zii che te lo possono offrire. Bravo, ma ogni tanto la secchi da bambino. Ma due maestri oltre che due zii. Possiamo provare. Io voglio studiare, voglio imparare. Io voglio fare cinema, Cinecittà è il mio sogno. Cinecittà è il sogno di tutti. Insegnatemelo voi, il mestiere di città. Vuoi fare il mestiere più bello che regalano tutte le porte? La giovinezza. Consumare i loro pasti nelle stanze, se veramente è proibito mangiare, tantomeno
cucinare. Ho 15 pensionanti. Lo credereste? Ieri a mezzogiorno nessuno di loro si è presentato a tavola per mangiare, neanche uno. Cosa fanno a dieta? Ah, anche lei, il compare e la ragazza, siete a dieta? Strettissima. Ma siete a dieta anche con i pagamenti, andiamo. Pietro, andiamo, il conto sale, 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 sale. Lasciamolo salire, così lo perdiamo di vista. Ma che carino, che comico. Signor Pietro, sono già 2 mesi che avete preso dimora qui, nella mia pensione, con quella ragazza. E un centesimo, cos'è un centesimo? Non l'ho ancora visto. Come mai? Come mai? Come mai l'ho detto io? L'ho detto anch'io, non lo nego. Non nego, e allora? E allora? Ma allora l'ho detto io! L'ho detto anch'io, non lo nego. No, non nego, non nego, insomma, così non si può andare avanti, ma che razza di artisti siete? Non mi pagate, non mangiate. Chi non paga non mangia, non ha diritto. Ma dormite qui. Noi? Mai, noi vegliamo la notte, certi occhi aperti così. Chi non paga non dorme, non ha diritto. Ma allora che pensione è questa? Che ne so, io la pensione è sua. Ma dobbiamo, ma signor Pietro! Ah, lui fa soffrire, glielo vorrei dire, ma non sa mentire, e non glielo so. Io sono vedova, e lei lo sa. Ho una buona posizione, e lei lo sa. Ho la pensione di mio marito, e lei lo sa, ho questa pensione! Io lo so! Ah, sono vedovella, sono ancora bella, voglio un fidanzato e lo troverò! Ah. Signor Pietro, io voglio confessarmi, io ho una cosa qui che mi pesa sul cuore, una passione prepotente, io sono innamorata del teatro! Oh, meno male! Tecla, io non sono vedovo e lei lo sa, io non ho la pensione di mio marito e lei lo sa, io non sento d'oro di nuovo al tegamino e lei lo sa, ma io penso sempre a lei, signora Tecla, lei è il mio pensiero dominante. Ma signor Pietro, io non so che sia questa frenesia che un bel giorno può ricattivare. Vero, ma senza per me non c'è che tecla.
pensa a mangiare in queste fatidiche giornate? C'è Hitler in visita a Roma. Vedesse signora Tegla come splendida Roma in questo tramonto infuocato di maggio. Povera Roma mia del travertino, t'hanno vestita tutta di cartone per fatte rimirata lì in bianchino. Cosa sono queste allusioni? Anche il padre del duce era un fabbro. Io non capisco chi glielo fa fare agli artigiani di cambiare mestiere. Germania è potente, ma se Roma Berlino ci porterà lontano, io me ne vado. Auf Wiedersehen! Io me ne vado! Dove se ne va? Meno male! Oggi si mangia veramente! Eccellenza, io
non sapevo che lei... Facciamo il verso alla storia? Mai! Mai fatto un verso alla storia! Palca, ci mancherebbe altro! Mai fatto un verso alla storia! Hai fatto qualche pernacchio tu a prima? Perché faccio queste cose? Perché siete vestiti così? Si può sapere? Sì, perché il nostro nipote con la signora Tegra volevano andare alla una sfidata storica in mezzo alla cosa che la calca che c'è cioè, in tutti il fatto che c'era entrato dentro fino all'ultimo che dice quando alla folla era quello che imperava del sistema nervoso che è venuto con lo sviluppo che spendendo un individuo che si anche a costo di guardi io non so lei cosa ne dice di questo possiamo raggiungere con un clima eccessivo che quando dice a te dopo le faccio un resce diceva lei va a fare la folla quell'altro va a fare e lei dice ma mamma mia vedete fuori cosa succede perché adesso vediamo l'ingranaggio si possa sviluppare avere uno sviluppo 18 per 24 e allora che succede il fatto di Giulietta e Romeo dica vorrei che mi dici Pontecchi e Capolete, ma Pontecchi e Capolete che vengono fuori con l'anonimato del fatto che io ho portato il fatto che viene con insistenza di una situazione infernale, ecco che ne viene fuori il fatto che i vichinghi hanno fatto l'assalto di vichinghiniano che si buttano in una... che anche che ha potuto fare proprio al momento giusto il buccellato che l'ha portato. La vita è la cosa che l'umanità, l'umanità principale è quella del nostro sforzo che possa andare all'Ighiera, come si può fare? Andare all'Ighiera che viene con l'oggi in cima a Caronte che si presenta con la barca che c'è il cenicumolo, sai fatto l'acqua che è bella con dentro allora e cose purgatorie, paradiso e quella cosa non è brutta, se possiamo adesso 4 e 4 8, dove? Papà, quella sì! Aiuto! Oh, ve lo do io lo storico incontro in casa! Qui c'è aria infetta, equivoca per voi signorina! Favorite seguite! Ma io mi trovo bene qui! Vi rifiuteresti? No, è che sono anche attori miei zii, potrebbero dare un indirizzo! Ma qual è il diritto? Via Cavour, via Vittorio Emanuele, via Mussolini, via tutti! Oh. Se non volete seguirmi, restate pure nel vostro brodo, non forzo le cose. Se un giorno avrete bisogno di indirizzi veri, sapete dove trovarli. A Cinecittà. C'è Eccellenza, da questa parte. Eccellenza. E ora che si fa? Io direi di mangiare. A me mi sa tanto che quello si è incapricciato di te, Lucia. Ma non so proprio cosa dici. La signorina Lucia Selvetti. Sono io. Ordine pubblico, la vostra famiglia vi cerca. E chiede il vostro immediato di entrare a casa. Prego, seguiteci. Ma io sono qui. Sobbi. Noi siamo i parenti, potremmo seguire. No, voi no, almeno per il momento. Ma io qui sono già in famiglia, credetemi. Non dovete temere, signorina. Dovete seguirci e basta. Questo sono venuto tutto a dinghi 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 dinghi. Lucia. 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 Ho passato la voglia di mangiare. 50 anni di teatro... Sempre vestiti da buffone. Come sempre. Ma l'hanno portata via? Sì, i suoi amici. Non penserete mica che sia stata io, Mario! Che c'è? Vieni con me! Dove? Ecco! Sono affezionata, giorno e notte a lui pensando. Tegla, se mangia un pollo pensa a Tegla, se salta il pasto vede Tegla. Tegla, Tegla, Tegla del suo cuore, Tegla. Eccoci qua! Tutti e tre! Tutti e tre! Avete visto la faccia di quei tali, signora Tegla?
si sono visti di fronte due ufficiali tedeschi che gli hanno intimato di lasciarmi perché mi prendevano in consegna a loro. Sono scappati e sono attenti, mi hanno lasciata libera, subito. È stato il modo migliore per festeggiare i nostri 50 anni di teatro. Ma siete dei grandi attori. Anche se la mia spalla se l'è fatta sotto. Perché il capocomico no? Ah, questa sera bisogna brindare, lo spumante lo offro io. Prima con noi se vuoi arrivare a Cinecittà. Adesso prima si brinda e dopo si studia. Oh.
sposata, sì signora. E che vuoi? Ma non lo so muriera e posso fare quel che vuoi. Io, si mega un giovinotto, qui va fredda. Ma sentono tuffi tuffi del trampetto, mo volessi chiamare, mo volessi abbracciare, mo volessi passare, mo volessi sposare. Lo penso, ma non lo può, e non lo può proibire. Tu guarda chi vuoi tu, e guarda chi vuoi lì, con cosa uso no. Tutto alla San Frasò, oggi devo che cambia, la donna è libera, può fare quello che vuole. Prima ci tenevano chiusi in casa, non ci facevano mai uscire questi uomini. Che avete detto? Non lo so. No, avete detto qualche cosa? La coscia no, ho la coscia proibita io, non posso. Se proprio insistete, non vi mettete in posizione però, mettete con le mani così. Ma come lo veramente? Mancava, che vuole capa, sto cappotto figlio scuro, se
tricolore. Così ha fatto nello sporco, era quello di papà, e mi ha detto il corregore, non la posso rivoltare, ma già troppo ha revoltato, di consiglio lui dà. Agatha, tu mi capisci, Agatha, tu mi tradisci, Agatha, guarda, stupisci. Che ridotto quest'uomo mangia cura, mangia cura. Chiedo da capo una cosa pesante, pesante, mi sento solo. Mi fermo qua, mi fermo là. E a squaccia culo diventa cristallo da un mangio cento. E va poi, e va poi. La gente dice pulito, pulito. Il viso del folle lo guardo per me. A casa cavalla la leggo per te. Ho venduto 300 carattoli. Ho venduto 300 palazzi, ma ah, faccio passi, ho fatto per te, ma ho preso da capo, ho preso da capo, ehi, che ne, ehi, che ne, a capo lo pensa, per volontà del Duce, che sorta ed è in piena attività la città cinematografica, presso la nuova imponente sede dell'Istituto Nazionale Duce, entrerà fra breve in funzione, il fondatore dell'impero ha inaugurato l'edificio che ospita la nuova sede del Centro Sperimentale di Cinematografia. Il Duce è stato accolto al suo arrivo dal Ministro della Cultura Popolare e dal Direttore del Centro. Ha quindi visitato tutte le nazionali aule e i reparti nei quali numerosi allievi erano intenti ad apprendere le varie discipline che attuano la loro specializzata preparazione. Ecco la vita di una delle sale nelle quali gli allievi compiono quotidiane esercitazioni di recitazione. Ecco la sala di danza, ove il Duce ha assistito ad alcuni esercizi eseguiti da alcuni allievi. Il Duce ha visitato quindi il reparto nel quale gli allievi imparano con esercitazioni pratiche, legate sempre con insegnamenti teorici, la delicata arte del trucco. Visitati altri importanti locali, il Duce si è soffermato ad esaminare la nuova maschera di produzione e fabbricazione italiana. Ha poi assistito ad una scena interpretata dagli allievi in uno dei modernissimi teatri di moda di Pietro Tato. Oggi c'è una torta di un anno. Sai che bellezza. No, con un fiore dentro. Oggi
Oggi è un anno che Lucia sta con noi e la vogliamo festeggiare. Viva Lucia! Lucia! Oggi è un mese. Oggi è un mese che è un anno fa. Ed è un mese che Lucia è salita sul palcoscenico. Io questo volevo dire. E adesso che l'hai detta, mangiamoci sta donna. No, prima Lucia deve spegnere la candelina. Esprimere il desiderio. E io so quale. Ma siete proprio sicuri di aver fatto un buon acquisto? Ma perché? È cattiva la torta? No, parlo di me. Ah, ma ti parai. In varietà, è una grande suola. Sono io che sono un disastro. Ma no, sei giovane, sei carina e sul palcoscenico ci puoi stare. E poi ci porti fortuna, facciamo la provincia, sì, ma lavoriamo e si guadagna qualche lira, no? Oh, per te, Lucia. Guardava il primo luce dietro le quinte. Come lo guardava? L'acquolina in bocca, con lui al centro, la, come si chiama? Il Duce. Ma no, il Duce lo so come si chiama. E lì il centro che hai detto prima. Sì, il centro sperimentale di cinematografia, la scuola per diventare attori. Bene, ragazzi, avete ascoltato? Adesso c'è anche una scuola per diventare attori. E in questa scuola insegnano l'arte di saltare i passi. Ma che c'è? Se non insegnano l'arte di saltare un palo. Come si dorme su una valigia in un vagone di terza classe? Come ti aspetta per mesi la paga del cavalier Pietro di Dio? Non è una scuola per attori. Noi potremmo insegnare tante cose con la nostra esperienza. Sì!
di nessuno, non ha nessun cardinale e non solo si chiama Giuditta ma pure Levi. Questa è proprio tutta Giudea. Ma lei che gliene frega? Niente, io sono il custode del teatro. E custodisca il teatro. E lo custodisco, sì. Perché poi ce l'hanno tanto con gli ebrei, lo sa il cielo. Ma come non lo sapete? Sono gli ebrei che vogliono le guerre. Ah, non ci avevo pensato. Sono gli ebrei e i ciclisti. Perché i ciclisti? E perché gli ebrei? C'è il cielo pieno di ciuffi rosa! Si può sapere che succede? Esperimento di difesa antiaerea. Prego tenersi alle istruzioni sulle esercitazioni belliche. Ma mica ci bombarderanno sul serio! Ma no, non temete, signorina. È solo un'esercitazione. Verrà la guerra! Lanceranno i gas! Ma quale guerra, quali gas? Virtuce ama la pace. Ma perché devono andare in cerca di botte? Quanto a botte, signor Cipito, finora non abbiamo date. In Spagna i rossi non sono passati. E da un mese abbiamo l'Antonia italiana. E poi abbiamo la Torre di Pisa. Ma la Torre di Pisa sarà sempre italiana, non l'ha conquistata il Duce. Voglio dire che abbiamo la Torre di Pisa, il campanile di Giotto e la cupola di San Pietro. Non ci possono bombardare. Sarebbe un vero peccato. Chi ci bombarda? Con quali aerei? Gli aerei li hanno tutti i nostri alleati dell'asse. A me sembra che lo facciano apposta per spaventarci. Guarda queste maschere, che brutte facce. Noi mettiamo le maschere per far ridere e loro ci fanno mettere le maschere per far piangere. Disgrazia, capita che ti vede fino a bello, allora passi guai tuoi. Bravo Pietro, bravo. Ma quando l'hai scritta questa battuta? Me la sono inventata adesso. Ma fa morire da ridere. Lucia no invece, vero? Lucia non ride. Io rido, se mi viene da ridere. Lo so, noi non ti facciamo ridere. No. Però quando Gennarino fa il bel cicillo, ridi. Sì, perché Gennarino mi fa ridere. E quando quel cretino di Dino Toni fa tinghe 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 tanghe, tu ridi. E ti piace Lorena Lede come canta, uffa, vero? Lei pensa al cinema. Sara, però lasciatevelo dire. Voi vi accontentate del vostro teatro fatto di fame, del vostro pubblico di quattro gatti. Non avete ambizioni. Non è ambizione, tu hai solo vanità. Per voi recitare è un gioco, ma non è un gioco. È una professione seria, dura. Il teatro è gioia. Ma se voi due siete sempre così tristi. Specialmente lui che è nato triste. Lucia, quando tu reciti, entri in un'altra vita. Il teatro è una vita di scorta, altro che sacrifici. Sei mai stata innamorata, bella mia? E magari il tuo innamorato non lo vuole sapere di te. È la stessa cosa. Basta che piace a te, che
che il pensiero di lui ti metta quella gioia dentro. Mi sembri ispirata, Lorena. No, è così. Telegramma. C'è un telegramma. Per chi? Per il cavalier Pietro di Brito. Mi perde tutto questo tempo, lo sai che sono io. Scusate, è l'emozione, sì. Non ricevo un telegramma esattamente dal 18 febbraio 1972. E che cosa era successo? Ah, il giorno della mia nascita. C'era scritto complimentiamoci. E poi niente più, senza dire. No, non sono riuscito mai a sapere che si è complimentato della mia nascita. Vediamo da dove viene. Viene da Rovigo. Rocca di Papa. Neanche. Rovereto. Manco. Ronciglione. Non signore. Rocca Cannucci. Niente. Rocca Rasso. No. Vicino a Milano. Ma tutti li conosci, sti voi. No, vicino a Milano. No, signore, viene da Roma. Roma? Teatro, io mi tengo. Silenzio, silenzio. Il illustre comico, sono io, Andro. Ma che anzia, mamma mia. Anna, ammazza di mamma. Ma chi è Andro, mamma? Ma viene dall'Italia, sto coso. Viene da... Ma che c'è scritto qua? Guardi, non riesco a capire. Annunziamovi! Annunziamovi nostro interesse, vostra compagnia, per serie recite. Lo sapevo che finiva così. E come ci andiamo? Vogliono serie recite. Le due orfanelle, i due sergenti. Ma chi ha capito? Serie recite? Ma una serie di spettacoli, cioè tanti spettacoli messi assieme. Tanti spettacoli, tanti giochi. Serie recite. Ottima scrittura entro maggio, naduaio. Ancora? Sì, io scrivo male, la mia scrittura, la calligrafia, non è giusta, fino a maggio non faccio in tempo a correggerla, capito? Ma la scrittura non è la calligrafia, la scrittura è in contratto. Ottimo contratto nel mese di maggio. Ottima scrittura nel mese di maggio. Lo stesso. Il cantiere entro maggio, ma canato che immancante. I poco li vedo come i pocondri cotti. In cantiana. In mocrombo. I-N-C-O-N-T-R-I-A-M-M-O-C. Incontriamoci. Incontriamoci. Ma perché ci dobbiamo incontrare in mezzo al mare? Vale in mezzo al mare. Incontriamoci onde definire. Onde vale per fer. Nei telegrammi si mette onde per et. Ondo per et definire. O per et onde. È lo stesso. Ondo per et. È la stessa cosa. Et per onde. O onde per et. Ma perché devo farlo per essere io? Non lo so. Per essere! E lo per definire! Per essere! Ma qua ci vogliono mezzi! No, ci vogliono tutti in testa! Spiritoso, spiritoso! Ci vogliono mezzi, scene, costumi, non abbiamo niente! Come mi presenta l'uomo con questi quattro scappelli? Ma quando... No, indefessi professionisti, per carità! Aspettate, ma non è finita il telegramma? Compagnia al completo, compresa Lucia... Lucia sì. Lucia, ma vogliono anche te. Ma come è arrivata la notizia che ci sei anche tu in compagnia? Ma non lo so proprio. In teatro le notizie volano. Mi sa che è una trappola. Qui andiamo incontro a Grane. Lucia è minorenne. Idea, idea, idea! È arrivata la messa, vero? Cinecittà, magari viene a vederci qualche regista famoso, scopre Lucia e Lucia Silvi diventa una diva! Non fissate con Cinema e Cinecittà! È un commissario che viene da Napoli! Entrate commissario! Buongiorno a tutti, salutiamo! Grazie camerata, potrà andare, me la vedo io! Allora, posso essere di qualche cosa, vai!
incarico di dare un'occhiata. Ah, anche due, tre occhiate, fate. Mi vorreste favorire il copione? Copione, possiamo anticipare una scenetta? Una canzoncina, na. No, ecco il copione. Ecco il copione, ecco, tutto fatto. Questo è il copione? Sì, questo è il copione. Ci ha incartato la pizza ieri sera, Scusa, è munito del regolare visto ministeriale. Sì, ecco, qui c'è il bollo tutto a posto. Copione c'è. C'è. Visto pure. Pure. E la ragazza? La ragazza. Mi pare giovane. Beata lei. Alquanto giovane? Minorenne per caso? Non ci diamo mai le tale donne noi. Mai. Ecco le nostre ragazze abbastanza anziane. No, dico... Anziane di teatro. Anziane di teatro. Bellissime di razza. Ariana. Io ho sempre avuto un debole per il ballo, per il corpo di ballo. Per il corpo del corpo di ballo, vorrà dire, signor commissario. Un debole per noi? Un uomo così forte! Così bello! Commendator Chedillo, no, magari una ballerina sarà una deformazione professionale, ma... Dubbia, non dica deformazione! È come attaccare una spina, mi accendo subito! Che uomo audace, che uomo elettrico! Al commissario! Ma quale commissario? Ma che mi avete aggrafato a fare? Con questa grazia di Dio sotto gli occhi, voi state a ballare se le minorenni sono ariane. Hop! Ma che uomo siete? Che fascista siete? Hop! Ma commissario! Ma quale commissario? Hop! Thank you.
le danze? Chi ha inventato la danza? Per questo lo so anch'io, sai, il nostro mestiere. Anche tu. Allora ti metto alla prova. Sì. Dimmi, chi ha inventato il valzer? Oh, è facilissimo, è semplicissimo. Il valzer è stato inventato da un cacciatore. Un giorno recatosi a caccia e venne fuori il valzer così. Animaletti neri che giravano così per tutta la notte con una candela in mano. Thank you.
Guarda, io conosco molte persone, ma non cominciare con le raccomandazioni. Ho scritto un dramma giallo in tre atti. E tu saresti l'autore? Il titolo è L'alba, il giorno e la notte proposta. E uno sul manifesto mette L'alba, il giorno e la notte proposta. Sì, il primo atto dura un'ora, sì. Secondo tre quarti d'ora, il terzo un'altra ora. Ah, bene, così con gli intervalli vengono fuori tre ore e mezza. Ma il primo atto è una camera da letto tutta al buio. All'improvviso ascende il sipario. Ascende l'italiano. Sì, bravo, bravo, penso stupito, bravo. Ascende, viene da ascia. Vai, la camera da letto tutta al buio. Sì. A un certo momento il pubblico, non vedendo nessuno in scena, comincia a pensare. Vuoi vedere che questi non sono rientrati ancora a casa? E dove saranno andati? Sai, si formano i partiti, poi cioè, quello è andato a ballare, quello no, cioè, all'improvviso viene giù il sivale. E questo sarebbe il primo anno. La gente sta lì per un'ora, al buio, non c'è nessuno in scena, e dopo un'ora viene giù il sivale. Sì, ma il sivale viene giù. Secondo atto, la camera da pranzo tutta la luce, sì. Anche là il pubblico non vedete nessuno a tavolo, ma questi sono andati a mangiare fuori forse, si potevano avvisare, così viene giù il sipario. Terzo atto quello giallo, sì. La stessa camera del primo atto. La stessa camera da letto di prima? Sì, ma hanno cambiato le lenzuole. Sopra il letto c'è uno. Ma oh, finalmente c'è un personaggio in scena. È sotto. Sopra o sotto? Sopra c'è uno che è sotto c'è un ladro. Allora è un altro personaggio. Sì, quello sta là sotto dal primo atto. Perché non me l'ha detto? Non lo sapevo neanche io. Allora, il ladro gli viene la voglia di fumare una sigaretta. Sì. Lo metti in bocca, lo prende un cerino e fa così. E perché? Ma per non far sentire il rumore del cerino. Quello che dormiva si sveglia e dice, ma c'è qualcuno qua? Il ladro dice, no! Ah, grazie, se li addormenta. Fuori c'è un temporale. Si spalanca la finestra di un'aria gelida che investe i due attori. Cominciano a starnutire. Pio. Nessuno gli dice salute e muoiono tutti e due. E viene giù si fa? Sì. Quando parlo, balbetto e mi punta se sembra un pochino. Una cosa sola mi consola, qualunque donna che ho incontrato mi ha detto tu sei bella ma col peccato che ti manca una palla, ti manca una palla, ti manca una parola. Un proverbio consiglia di pensare sette volte prima di parlare. E io invece che tartaglio ne penso qua 14 e mi sbaglio. Se non avessi tartagliato finivo alla camera pure io. Era il sogno del padre mio avere in casa un figlio di deputato. E mi diceva se ci andrai, mi raccomando se sta zitto, non dire niente. Perché? Perché un deputato indipendente sta sempre zitto e non papà parla mai. E quanti ricordi sono passati, quante passioni ho suscitato. Al mondo tu las, tu cas, tu las.
siccome già mai la vedrò, la mia casa, questo muso, ogni cosa mi sembra marrone. Maria Teresa, Maria Teresa. Non sai com'è, non sai com'è, triste la vera. E quando torna la primavera, tu bambini da gran signora, vai al mondo e vai al mare, nulla al cuore ti fai mancare. Teresa Maria, Teresa Maria, Teresa Maria. E io soltanto farò una vita, non sei capito, sto cantando la volta di Maria Teresa. Da capo, da capo.
E delle armi, dalla poderosa attrezzatura tecnica. Il duce ha visitato l'officina per il trattamento termico delle artiglierie. Il cannone incandescente è immerso con velocità uniforme nella vasca di tempo. Il duce sosta poi nel reparto dei magni e delle presse, dove assiste al processo di laminazione delle corazze. Alla fabbrica d'armi, dove lavorano 6.129 operai, da padiglione a padiglione, il duce. Thank you.
giorni prima di mangiare, mio padre lavorava in un circo, si faceva fare un salto mortale, sai, quelle due volte, tre volte, e subito dopo ci dava un grosso pezzo di pane, però a chi faceva meglio sta capriola, ci metteva dentro la morta dentro. Un giorno io feci la capriola meglio dei miei fratelli, lui mi chiamò, ecco, ecco il premio, te lo meriti. Io afferrai corsi verso una panchina come questa, adesso non ti so dire il perché, appoggiai il pane sopra, ma dopo un attimo arrivò un cane e se lo portò. Presagi. Il pane l'hai portato? Sì, sono finiti i bollini della tessera non aria, bisogna andare a ritirare quella nuova. Il pane diventa sempre più pesante. Dice che lo fanno con la polvere di riso. Io ho sentito con quella di Marco. Le uova le prese? Vedi Mario, la vita è come un bellissimo parco delle gioie. Noi siamo passati accanto e non ci siamo entrati. Nel parco delle giostre. E perché non ci siamo entrati? Rimasti fuori, però abbiamo passato il tempo, non l'abbiamo passato, è passato e non ce ne siamo accorti. E allora? E allora? E allora tira fuori le uova. Uno ho dovuto lasciarlo, altrimenti il padrone della gallina se ne accorge. Chissà se da giovani avessimo fatto anche noi il cinema. Oh, il cinema non piace, no, qui c'è niente. Delle ombre sono una pellicola. Anche loro ci scrivono sopra, guardi, infiammabile. Un bel giorno una bella fiammata, e finisce tutto. Il cinema è nato da poco e tra poco finisce. E anche Cinecittà, sai, un giorno o l'altro, giunte si stanno aggrappando a tutto. Adesso è entrato anche il nudo nel cinema, l'ho visto ieri sera. E chi è questo uomo nudo? Non un uomo, nudo come nudità, una donna, Clara Calamari. Tutta nuda? No, solo il petto. Prima dovevi vedere che bel vedere, eh? Ah, oh, il petto fuori. Vedi, quella Nazari è innamorato di questa Clara Calamari. Allora, una sera, Nazari e il fratello fanno una cena con certe beffe dentro a un fatto da letto. Valente decide di dimenticarsi, però Nazari una sera vuole andare a letto. E lei tira pure il petto. E lei che esce fuori dal letto, senza il petto, l'ha lasciato sul comodino. Signori, nel letto c'era Valente per la vendetta. Allora Nazari viene a sapere, passo tutte le furie. Oh, ma me l'hai voluta, e esce pazzo. E la cala? Mai. Cala sempre. Mario, che c'è? Ti devo dire una cosa. Sei lasciato stare in pace da me per tanti anni. E se io avevo una compagnia, potevo dire. Tu sei stato la mia compagnia. E in che senso dici compagnia? In tutti i sensi. Sei venuto in sogno. Perché il sogno? E voi che importa? Mi volete accompagnare? Vorrei fare un po' di strada con voi. Sì. Con i miei pigmalioni. No, non incominciamo a offendere, però.
adesso sei una grande attrice, sei una stella del cinema, ha un poco di rispetto. Poi in fondo non è che noi siamo tanto pigmaglioni come credi, sai? Forse un po' pigmaglioni lo saremmo anche stati, ma non era il caso che tu ti scomodassi per venircela a dire sulla faccia. Allora non volete venire con me? Se non offendi. Non sapete nemmeno chi è la pigmaglione. È una favola. Bellissima.